Sei Paolo? Sì, 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 sì. Elisa. Paolo? Di Roma Gubbio? Questo è un viaggio per due, proprio. No, ti sbagli. Michele, Michele. Io sono proprio contenta che siete delle persone a posto. A volte capita di fare dei viaggi con gente orrenda. E dicevi dell'autista? Che hai un'aria familiare. Perché mi sembra di averti già visto da qualche parte. Oh, non becco mai la distanza giusta. Tolgo la cinta. Sì, forse ti aiuta. Ma tu perché vai in Umbria? Beh, le solite cose. Uno, perché vai in Umbria? Non lo so, dimmelo te. Invece tu vai a un matrimonio, no? Un matrimonio anch'io. Tu invece, Lisa, hai detto che vai per la famiglia. Sì. Ma veramente non l'ha detto. Abbiamo un problema. Il tizio qua non si chiama Paolo. Diciamo che ognuno di noi dice la prima impressione che ha avuto sull'altro e vediamo se l'altro ci si riconosce. Non mi piace. Bellissimo. Non mi piace questo gioco, non mi piace. Tu ti chiami Paolo, giusto? Sì. Che poi Paolo è il diminutivo di... Paolo. Ma non è strana tutta questa attenzione nei tuoi confronti? Non ci devono essere contrattempi in questo viaggio. Io questa strada non l'ho mai fatta. Ci possiamo fermare, per favore? È colpa vostra, eh? Tutto solo perché non capite! Cosa non abbiamo capito?! Sai una cosa? Che ho? Anna, io dico una rompicoglioni di dimensioni cosmiche, ma poi non ci sta con la testa, non trovi? Ma che cazzo c'entra?